Ha mantenuto la promessa Davide Nicola, se il Crotone si salva venga a Torino in bicicletta, e così è stato. Ieri pomeriggio un mare di folla ha applaudito il mister che ha risalito l'Italia dallo Ionio al Tirreno, passando per l'Adriatico, per tagliare il traguardo davanti allo stadio Philadelphia, per poi concludere il viaggio a Vigone, nel Pinerolese, dove Nicola risiede. Non solo una scommessa quella dell'allenatore del Crotone, ma la pedalata di 1500 km, che ha toccato le strade più significative della sua vita. Ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare il tema della sicurezza stradale. Tema che tocca molto da vicino l'allenatore che ha perso nel 2014 in un incidente stradale, a soli 14 anni, il figlio Alessandro, e che ha dedicato proprio a lui con una lettera commovente e piena d'amore la salvezza del Crotone, una salvezza che ha del miracoloso ottenuta con una rimonta incredibile. L'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha consegnato la maglietta dell'associazione a Daniele Nicola e sottolineato, attraverso il presidente regionale Piemonte, Sebastiano Filardo, accompagnato dal segretario regionale Franco De Meo, dall'addetto alla comunicazione Mimmo De Lisanti e dal consigliere AIAC della provincia di Torino, l'importanza dei valori trasmessi in questi giorni ai giovani, sacrificio, rispetto, sogni e impegno. Prossimo obiettivo di Nicola, l'allenatore che detesta perdere le sfide, è quella di conoscere e stringere la mano ad Alex Zanardi. Ora, per Nicola, dopo 9 giorni di gran fatica, aspetta il meritato riposo assieme alla sua famiglia e chissà che il prossimo anno non si possa fare un altro viaggio a ritroso, magari questa volta accettando la sfida perché Crotone possa entrare in Europa League. D'altronde, lo slogan della prima impresa salvezza è stata volere potere. Sei orgoglioso, sei una persona seria, sei una persona che si impegna, che fa le cose per bene, che si prepara, che non fa mai polemica, che cerca sempre le cose che uniscono, che privilegia lo sport a tante altre cose, cosa della quale non eravamo più abituati. E quindi non sapevo proprio cosa dirti, ma però noi siamo molto orgogliosi di te, tantissimo orgogliosi di te, perché sei uno di noi. E quindi quello che voglio dirti come sindaco di questa meravigliosa città che tu, e anche la tua città, è bentornato tra di noi, bentornato a casa Davide. Complimenti. Bellissimo, adesso passerei. Allora, intanto per rendere anche più concreto questo momento, che tu ti ricordi, ma sicuramente te perdonerai, la città di Vigone, tutti i vigonesi hanno pensato di farti dono di questo vetro di Elio Garis che tu conosci, che è un nostro artista conosciuto molto bene, dove c'è scritto Crotone Vigone in bici, giugno 2017, i vigonesi a Didi con affetto. Ci sono anche i colori del Crotone, quindi se c'è qualche crotonese, prendete il Crotone,